Ciao a tutti, ragazzi, io mi chiamo Luca, questo è il mio primo video ed è un video in cui vi voglio far vedere e commentare una partita a scacchi. Io sono il nero e è una partita particolare perché molto spesso quando questi avversari aprono con il pedone di donna ci trovano spiazzati perché non è possibile effettuare la difesa siciliana. E quindi vi voglio far vedere questa difesa con il pedone in F che si chiama Stonewall, cioè muro di pietra. Praticamente questa difesa prevede il lato di attacco che è quello, proprio davanti l'arrocco. Vi faccio vedere. Il bianco tende quindi ad occupare il centro e noi ci difendiamo sviluppando pezzi il più possibile. A questo punto il bianco tende a, diciamo, inchiodarmi la regina, non ci preoccupa questo. Ecco qua, questa è una mossa che deve un po' preoccuparci, perché la prossima mossa del bianco sarà in diagonale la regina ad attaccare la diagonale con il re, quindi la regina da D1 in H5. Dopo aver fatto fuori il nostro cavallo, questa casella rimane scoperta e quindi attacca il re. Allora noi preveniamo questo evitando di sviluppare altri pezzi ed arroccando subito. Il bianco continua a sviluppare pezzi. Qui io attacco il centro. Attacco il centro perché non lasciamogli troppo spazio in questo caso. Qui commette secondo me un errore, prende, quindi io ho una posizione adesso migliore verso il centro, lui occupa la colonna che viene lasciata libera, io continuo a sviluppare pezzi. Lui muove questo cavallo, che cosa vuole fare con questo cavallo? Per il momento non ci preoccupa più di tanto, però lo attacchiamo, allora lui torna indietro e vabbè, sviluppiamo pezzi. Allora, tendo ad attaccare sul lato opposto, tipo diversivo, perché noi, ripeto, il nostro sviluppo sarà dall'altra parte. Ok, qui parte, diciamo, l'offensiva, che è molto camuffata perché sembra semplicemente far andare via l'alfiere. Riusciamo nell'intento. E ecco, questo, che cosa serve questa mossa? Questa mossa serve a far sì che la torre possa diciamo spostarsi dal lato del re. Lui arrocca e io, come vi dicevo, sposto la torre. Lui si sposta, questa mossa non è che tanto io l'abbia capita. Comunque mi preparo tutti i pezzi a disposizione. Ecco qua, questo è partito definitivamente l'attacco. Lui vuole, diciamo, distruggere il mio arrocco, ma non ci caschiamo. Ecco qua, qua fa un po' di mosse insensate e noi continuiamo con l'attacco. Qui non prendo, vado avanti. Lui blocca. Questa mossa qua mi ha un po' spiazzato, ho rivisto un po' di piani, ho pensato un po' e qui ho liberato la diagonale, perché in questo momento il pedone debole è quello in H. Però lui se n'è accorto. Ecco, qui forse avrei potuto prendere, però non ho preso come un fessacchiotto. E vabbè. Allora lui difende la diagonale con la regina. E qua ho dovuto cambiare un po' i piani. Però vabbè, la partita prosegue senza particolari distrazioni. E vabbè, lui attacca, poi commette un errore, non se ne è accorto. Vabbè, io tendo a prendere altro. Dopo questo, questa mossa qui con questo cavallo che vuole fare? Vuole tentare di arrivare qui per fare una forchetta, se io dovessi spostare mai la regina. Però me ne ero accorto. Allora, qua tendo, voglio pressare sull'altro lato per appattare, diciamo così, qualche altro pezzo. Ed ecco qua che qualcosa ci riesce anche.
qui comincia a preoccuparmi un po' perché ha messo entrambe le torri in sesta colonna. Allora attacco il cavallo. Ecco qua. Qua si libera la possibilità di mandare lo scacco in prima colonna con la donna. Eccolo che avviene. Però lui sposta il re. Ora io potrei fare un altro scacco in H. Scusatemi, ho stoppato un attimo. Allora, dicevo, potrei portare lo scacco in H3, ma questo non mi porterebbe a nulla perché lui potrebbe spostare il re in G1 e quindi mi difenderebbe anche questa casella F1 che per me è importante. Allora, tento, siccome questo cavallo adesso è inchiodato, spingo di là. Lui difende con questa forza in sesta colonna delle due torri. Allora io decido di appattare una torre. A questo punto ripropongo l'attacco sul cavallo inchiodato e lui mi dà scacco. A questo punto dobbiamo valutare perché è una posizione che per lui potrebbe essere favorevole. Se non ci fosse però questo cavallo, perché questo cavallo mi protegge sia la colonna F che la colonna H. Quindi io sposto il re perché ovviamente è sotto scacco, però più di tanto non mi preoccupo e vado ad a mangiare il cavallo. Lui si accorge che questa colonna è protetta e quindi decide di optare per questa possibilità di mangiarmi l'alfiere, ma ormai è tardi perché per me in due mosse è matto. E infatti vado a portare lo scacco. Lui si sposta ed ecco qua lo scacco matto. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, non so se ne verranno altri, però volevo farvi vedere questa difesa che si chiama Stonewall. Ciao a tutti!